Siamo con Stefano Collina, senatore del Partito Democratico, vicepresidente della Commissione Sanità. E oggi ha portato al convegno di Cosmofarma dedicato ai 50 anni di Federfarma il punto di vista della politica. È stato uno dei relatori. Gli chiediamo, nel suo intervento si è parlato di regionalismo differenziato e delle prospettive di questa riforma di cui tanto si parla. Gli chiediamo appunto una sua valutazione su questo e sulle possibili ricadute per le farmacie. Sì, questo è uno stimolo importante che ha portato il presidente di Federfarma, che ringrazio perché la sua riflessione è stata tutta incentrata sul ruolo che devono rivestire le farmacie nel futuro e i farmacisti. E questo inerisce inevitabilmente, secondo me, con questo passaggio che stiamo vivendo, dove ben 13 regioni hanno fatto richiesta di regionalismo differenziato. Ovviamente l'80% del bilancio delle regioni è fatto dalla sanità, e quindi oggi si pone un tema in modo eclatante: o riusciamo a ridare omogeneità al Servizio Sanitario Nazionale, ridefinendo contestualmente quello che è il ruolo dei vari attori, dei vari soggetti che hanno funzioni importanti e insostituibili, oppure veramente rischiamo di sbriciolare ulteriormente la sanità del nostro paese in modo irreparabile. Il Servizio Sanitario Nazionale è unico, bisogna riuscire a dare omogeneità, ma soprattutto affrontare questo passaggio del regionalismo differenziato con un quadro di insieme che riesca anche ad affrontare quello che è lo sviluppo delle politiche della salute e delle politiche della sanità, perché secondo me sono due cose diverse, con quelle che sono le modificazioni sociali a cui andiamo incontro, essenzialmente l'invecchiamento dell'età della popolazione. Quindi questa è una bella riflessione, potrebbe essere una grande opportunità, senza, diciamo così, ideologismi, ma guardando alla concretezza dei problemi che dobbiamo affrontare, perché i problemi ci sono e tutti vogliamo trovare delle soluzioni. Da questo punto di vista credo che questa legislatura potrebbe essere un momento decisivo e significativo, dove se la scorsa legislatura abbiamo provato a fare le riforme modificando la Costituzione, oggi forse si può riformare la sanità senza andare a toccare la Costituzione, ma andandola ad applicare nel modo giusto. Le farmacie e i farmacisti sono, come dire, uno snodo decisivo nel futuro, perché sia la salute che la sanità si fa sul territorio, e quindi il farmacista diventa un anello importante di congiunzione in tutti e due i sensi, sia nel mantenimento della salute, quindi dei comportamenti sani con la prevenzione, sia in tutti i percorsi terapeutici che non vengono fatti in struttura ma che devono essere fatti per forza sul territorio. E quindi il tema dell'aderenza terapeutica è un tema che vede nel farmacista veramente la professionalità più adatta per svolgere questo tipo di ruolo. Io credo che se siamo in grado di tenere insieme diciamo così, l'attenzione ai problemi, gli obiettivi che dobbiamo raggiungere, questa legislatura potrebbe rappresentare un momento di snodo importante che restituisce il giusto ruolo, rinnovandolo e però rimettendolo al centro, al farmacista e alla farmacia. Il mondo della farmacia può avere fiducia, c'è attenzione da parte della politica alle loro istanze? Sì, credo che ci sia, e un convegno come questo ci aiuta ad averlo, una consapevolezza nuova anche nel mondo della politica che le modificazioni delle esigenze a cui andiamo incontro per quel che riguarda il cittadino nel campo della salute e della sanità ha necessità di dare ruolo e importanza al farmacista e alla farmacia.